lavoro qui da te, ma tu con me non ci sei mai. Io mangio qui da te, ma tu con me non mangi mai. Ma come parli bene, muovi proprio bene. Questa musica, questo brano, questo video, l'intera produzione dell'album, tutto è stato creato esclusivamente con il baratto. Domani uscirà Apocalypse Town, il terzo album The Gentleman's Agreement, prodotto da Subcava Sonora, che mette in luce le potenzialità della più antica forma di scambio che in questo periodo storico torna ad essere fortemente attuale. Dallo studio alla registrazione, dai costumi all'ospitalità, l'intero percorso è stato vissuto cercando un'alternativa agli schemi tradizionali del mercato della produzione artistica. Il baratto è stato per noi un reale messaggio, ne parliamo nel disco, non in maniera utopica, estremamente concreta. Insomma, abbiamo fatto un baratto con il sud-est studio di Campi Salentina, facendo i falegnami, lui in cambio ci ha dato un mese di registrazione, con il Lanificio 25 che ci ha dato un appartamento e un teatro per provare all'interno, sempre in cambio di lavoro manuale ma anche di organizzazione di eventi all'interno del posto. Lo studio di registrazione è stato una reale alternativa a quello che può essere lo scambio semplicemente prestazione denaro. Come del resto un'alternativa viene raccontata appunto nel disco, l'alternativa di questo operaio che fugge, diciamo, dal sistema fabbrica per inserirsi in un contesto diverso, che è quello appunto a cui ci siamo ispirati in Salento, un contesto molto più umano, fatto di natura, di campagna, di cicli naturali. Una moneta c'è, quella dello spirito, e che noi abbiamo semplicemente chiamato fiducia, si mette in gioco la fiducia, fidarsi di chi sta lavorando per te e poi quindi di conseguenza fai squadra, sì. Fai collettivo, e questo è il messaggio anche del disco. L'altro aspetto importante è legato alla politica lanciata dalla prima etichetta italiana ad aver rinunciato alla SIAE, diffondendo produzioni in Creative Commons per creare un sistema alternativo per la gestione del copyright. Mentre la disciplina, diciamo, SIAE è quella di tutti i diritti riservati, noi siamo per alcuni diritti riservati, nel senso che lasciamo, cioè, la libertà, diciamo, per l'artista di scegliere come diffondere, in che modalità e con che restrizioni o che, diciamo, ampliamenti le proprie opere. La scelta di presentare il progetto a Palazzo San Giacomo ha il significato di stimolare il mondo produttivo tradizionale, ma anche quello istituzionale, affinché si accorgano dell'esistenza di modi alternativi di concepire l'economia, mondi che hanno una visione ed un orizzonte profondamente diversi, perché sappiano affiancarli e contribuire alla loro crescita e diffusione. Abbiamo un dovere, quello di dare luce ed energia a quelli che sono i percorsi d'avanguardia giovanili delle arti della città di Napoli. Questo è un progetto che fa scuola, perché Baratto e Creative Commons sono le due stelle temporale del progetto messo in campo da un gruppo di ragazzi straordinari che dimostrano cosa, come Napoli detta in tanti settori, a partire dalla musica, quelle che sono le linee dei percorsi più innovativi e più dinamici della città. Sta a noi poi come istituzioni capire che bisogna parlare questi linguaggi, capire che questi sono strumenti in primo luogo di sviluppo economico della nostra città e capire come dunque le avanguardie, le esperienze giovanili sono un asset di sviluppo che noi dobbiamo guardare con particolare attenzione.